Ciao e benvenuti, oggi siamo qui con Michele per una serie di video dedicati alla biomeccanica applicata agli esercizi in palestra, video che dedichiamo agli studenti universitari e agli appassionati. Nel video di oggi parliamo dell'esercizio lento avanti che ora andiamo a vedere, un esercizio che consiste nello spingere due manubri sopra la testa e nell'eseguire un movimento di abduzione della spalla. Spesso in palestra questo esercizio è proposto con una modalità a ROM limitato, ossia partendo con i gomiti all'altezza della spalla, per cui di solito si dice di fermarsi qui e di spingere verso l'alto. Questo viene di solito data come indicazione perché si dice che sotto questo livello la spalla possa andare in sofferenza e quindi si possa alzare il rischio infortuni alla spalla. Vediamo ora, applicando alcune conoscenze anatomiche e biomeccaniche, se questo è vero e soprattutto se questa è un'esecuzione sensata o va modificata. Ci mettiamo in piedi, Michele, in posizione di spalle e andiamo ad analizzare quello che è il ritmo scapolo-omerale, ossia quando solleviamo l'omero verso l'alto, come nel movimento del lento avanti è eseguito a gomito piegato che poi si estende, ma in realtà è un movimento a tutti gli effetti di abduzione come questo. La biomeccanica che cosa ci dice? Che per farla semplice, per farla breve, nei primi 90 gradi il muscolo deltoide è maggiormente protagonista, mentre nei successivi 90, in particolare negli ultimi 40, il muscolo trapezio diventa anch'esso protagonista nel muovere la scapola nella maniera corretta. Per cui, secondo la biomeccanica, questa parte di movimento è la più stimolante per il deltoide, che poi va via via a scemare a favore del trapezio. La prima parte di movimento di abduzione coinvolge maggiormente la cuffia dei rotatori, perché la cuffia dei rotatori deve neutralizzare lo scivolamento superiore della testa dell'omero che imprime il muscolo deltoide quando si contrae. Superando il livello dei 90 gradi, a questo punto la cuffia si attiva meno perché il deltoide contraendosi fa da stabilizzatore e quindi la cuffia è meno necessaria. Sembrerebbe derivare da qui l'indicazione di non scendere più basso di 90 gradi nel lento perché altrimenti ti fai male alla spalla. In realtà possiamo sfatare subito questa indicazione, perché il fatto che lavori di più la cuffia per stabilizzare non significa che ci sia un più elevato rischio infortunio. Le tendinopatie alla cuffia, che sono le principali cause del dolore alla spalla, derivano da un eccesso di carico, da un picco repentino di carico, quindi da un discorso di programmazione, non di esecuzione tecnica. Per cui, da questo punto di vista, non c'è nessun rischio articolare nello scendere di più. Scendere di più, che tra l'altro, in base a quello che abbiamo visto, è anche un'indicazione importantissima per l'attivazione muscolare. Infatti, abbiamo detto che da qui a qui il deltoide è maggiormente coinvolto. In base a quello che abbiamo visto, quindi, andando a riprendere i manubri e facendo il lento, dobbiamo necessariamente riformulare l'esecuzione che di solito si vede in palestra. Invece che partire da 90 gradi e spingere verso l'alto, dobbiamo tornare a ROM completo, per cui portando il più possibile i gomiti verso il basso e da qui andare a spingere verso l'alto. In questo modo abbiamo guadagnato molti gradi di escursione in abduzione, in particolare quell'escursione dove il deltoide è maggiormente protagonista. Per cui l'esecuzione corretta del lento prevede un ROM completo che migliora l'attivazione muscolare del muscolo target, il deltoide, e allo stesso tempo non ha un rischio articolare maggiore, quindi potete farlo tranquillamente.